Due esplosioni e poi il rogo che vediamo in queste immagini riprese con un telefonino. La tragedia di Guastalla, grosso centro della Bassa Reggiana, si è consumata in pochi istanti, poco dopo mezzogiorno, nel mezzo del mercato settimanale. I testimoni raccontano di aver sentito una prima esplosione, subito dopo una seconda, provenire da un furgone rosticceria. Quindi le fiamme e l'orrore. I primi a intervenire sono stati i negozianti vicini. Urlavano che bruciavano, fuoco, il fuoco, aiuto, aiuto. Però si stavano bruciando, proprio si sentiva le urla delle cose. Non... Poi però è stato concitato perché le bombole sono scoppiate a distanza leggerissima, poco tempo una dall'altra. Poi ce n'era una terza, quindi abbiamo cercato di allontanare. C'era gente che correva da tutte le parti infiammata, che... poverine, si buttavano dove potevano. Sul furgone c'erano il titolare Francesco Mango, la moglie, la figlia e la cognata. Per le tre donne non c'è stato niente da fare. Si tratta di Teresa Montagna, 49 anni, sua figlia Rossana Mango, di 27, e sua sorella Maria Montagna, 43 anni. I feriti sono 12, due di loro, il proprietario della rosticceria e una donna che si trovava vicino al banco al momento dell'esplosione, sono ricoverati in rianimazione. Le loro condizioni sono molto gravi. La più giovane delle tre vittime, Rossana, si era appena laureata in giurisprudenza, faceva pratica presso uno studio legale, avvocato, ma nel fine la loro rosticceria ambulante. Le esplosioni e le fiamme sarebbero state provocate e poi alimentate da una fuga di gas proveniente dalle bombole utilizzate per cuocere i cibi. È una tragedia che tocca tutta la nostra comunità, ha detto il sindaco di Guastalla Giorgio Benaglia. Per questo sono stati proclamati tre giorni di lutto cittadino e sono state annullate tutte le manifestazioni culturali e sportive previste per il fine settimana. E il lutto cittadino, il giorno dei funerali, sarà proclamato anche ad Aliano, piccolo centro in provincia di Matera, di cui era originaria la famiglia Mango.